Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Gamel, passami i bresciolini! Mannaggia le bascetti! Pronto, amore? Oggi è un giorno speciale! Certo che ti porto a pranzo fuori, però ti ho fatto anche un super regalo! No, ma quale gioiello, amore? Di più, di più! Ma quale Rolex? Di più! Amore, ti ho fatto una tonica di benzina, amore! Ma che stai scherzando? Questa già se la vendi oggi? Te lo compri il Rolex, se te la vendi tra un mese, amore, andiamo direttamente alle Maldive, tutte e due. Se, aspetta, se te. Mi sono appena fatto una sniffata dai 50 euro. La prima domanda è ormai un canone per noi, uno standard. Sì. Forse la più facile o forse la difficile. Chi è Sergio Frida? Chi è Sergio Frida? Sergio Frida adesso o nella vita proprio in generale, perché diciamo come ogni persona ci si trasforma, no? si evolve in qualche modo. Che dire, adesso Sergio Frida è un uomo, anche se non sembrerebbe, no, un artista, dai, sono un comico e fondamentalmente ho, diciamo, un certo punto della mia vita ho capito che l'esigenza di far ridere era una cosa che apparteneva proprio al mio modo di essere, quindi non riuscivo a farne a meno. E quindi ho deciso di farne una professione, ecco. Sergio Frida è un comico che poi nella vita ha una famiglia, dei figli, cerca di essere un papà, magari anche in maniera mediocre, però ci provo. E quindi dai, sono un comico che in questo momento cerco di sdrammatizzare quello che avviene tutti i giorni, no? Raccontandolo a modo mio, perché poi è un modo di esorcizzare anche i mostri che ognuno di noi ha. Quindi non faccio altro che cercare di alleggerire la mia vita raccontandola agli altri e quello che vedo io. E semplicemente questo. Quando nasce Grilletto Facile? Come nasce? Da che cosa nasce Grilletto Facile? E soprattutto perché il nome Grilletto Facile? Allora, guarda, in realtà lo spiegai in un video, però videro veramente pochissime persone, perché Grilletto Facile è nato da una cosa completamente diversa. È nato da insieme all'autore, che è Gianluca Irti, della pagina, decidemmo, c'era un periodo che ci faceva molto ridere il discorso di, vabbè, Gomorra, e quindi pensammo di in qualche modo di creare delle pubblicità in stile Gomorra, e infatti era per quello che nacque il nome Grilletto Facile, sai, Gomorra, no? Camorra e così via, spari, pistole, e quindi in qualche modo creammo quel nome. Poi in realtà la pagina prese proprio tutta un'altra piaga, nel senso che più che piaga, piega, perché facciamo un'altra piega, vai? E poi molto spesso diventa anche piaga, perché raccontando la vita di tutti i giorni è proprio una piaga, però prese tutta un'altra piega, e quindi iniziamo anche a fare della satira, perché il primo, con un video in particolare, il percorso fu particolare, perché iniziamo da quella cosa di pubblicità in stile Gomorra, poi per un periodo mi ero fatto la boccia, quindi facevo la parodia di Montemagno, però un Montemagno cattivo, e poi da lì prese in qualche modo la strada definitiva, che è quella della satira, perché facemmo il primo video, che era quello sui vaccini, quando in Italia, no, l'obbligo di vaccino dei vaccini aumentò a, tipo, per i bambini, mi ricordo, 12-13 vaccini, e quindi facemmo un video che diventò virale, e da lì iniziamo questa linea della satira, poi arrivò il pizzaiolo egiziano e poi altri video. E noi ti ricordiamo in realtà quando è già iniziato alle prime luci dell'alba con dentro a un bagno, che ti collegavi a una trasmissione che poi in realtà è stata il principio di quel tipo di show, che era Simon Show. Sì, è chiaro che il web è nato dopo, però diciamo Sergio Giuffrida come comico nasce da prima, e quindi io ho fatto proprio un percorso, adesso guarda, neanche mi ricordo da quanti anni faccio questo mestiere, però io ero un programmatore 20 anni fa, 22 anni fa, informatico, e niente, poi
mi piaceva molto la comicità e quindi iniziai a creare un repertorio e poi iniziare a vivere proprio di questo lavoro, però facendo live nei locali, poi varie trasmissioni televisive, tra cui insomma su Odeon e tanti altri, fino a, poi un anno feci anche un'edizione di Colorado su Italia 1, quindi in realtà il percorso nasce prima. Poi, come dire, l'intelligenza di ogni persona, non dell'artista, di ogni lavoro, è capire che la vita, che la tecnologia, la vita cambia anche direzione e adesso non si può in qualche modo pensare che il mondo social non appartenga alla nostra vita, quindi è un non è altro che un modo di cambiare il tipo di visibilità. Una volta la televisione era l'unico strumento per diventare visibile, oggi molto spesso addirittura i social sono ancora più potenti in alcuni contesti, quindi non ho fatto altro che portare quello che cercavo di portare in televisione sul web, però in maniera molto più facile e diretta, perché secondo me i social hanno sicuramente un aspetto negativo, ma hanno tantissimi aspetti positivi, quindi ho sfruttato questo canale, che è i video sui social. Su alcuni dei tuoi colleghi mi hanno detto che la differenza che c'è tra di comicità e satira, alcuni mi hanno detto, ma è importante far ridere, la satira non è ridere solo. No, ma secondo me è quasi apre un mondo, perché poi in realtà ultimamente, negli ultimi tempi, si è creata anche questa nuova linea, no, dello stand-up, che sicuramente hai già sentito, no? Che è qui ha aperto una divisione tra i comici, la differenza, ma già esisteva lo stand-up. In realtà, fondamentalmente, il comico, cioè la satira è sempre esistita, cioè poi la puoi chiamare stand-up così, poi in realtà è l'obiettivo che si dà il comico, non è una linea, cioè nel senso che per me la cosa importante, oltre a far ridere, è cercare di mandare un messaggio, perché se volessi solo far ridere, probabilmente neanche dovrei... Non mi basterebbe, cioè non mi servirebbe neanche scrivere un monologo. Magari, che ne so, mi metto con la pancia di fuori, sicuramente faccio tanto ridere. Cioè, se mi ridicolizzassi, cioè il giullare, se l'obiettivo è solo far ridere, molto spesso, infatti, tanti comici utilizzano il corpo, l'aspetto fisico. Per me non è importante quello. Cioè, secondo me la qualità della risata conta tanto. Cioè, a me piace un po' più la risata amara o la risata comunque in qualche modo che parte da un punto di vista, da una riflessione, che no. Poi è chiaro che a me fa tanto ridere anche la comicità demenziale, cioè vedo delle cose che mi fanno tanto ridere, però poi a volte cioè non quello che ti fa ridere è quello poi che tu vuoi mettere in scena. Cioè, magari a me fa più ridere alcune cose, però io non le farei mai, per esempio, o viceversa. Secondo me, io quello che vedo della comicità, poi come ogni artista o come ogni essere umano, ognuno cambia, quindi magari oggi l'esigenza è questa, tra 2 anni potrebbe essere completamente diversa. Oggi la mia esigenza è quella di far ridere dando un punto di vista, ma cercando un po' di sdrammatizzare anche la vita di tutti i giorni, quindi secondo me parlare anche di attualità e così via. Perché dai, soprattutto in questi 2 anni è già tanto pesante quello che viviamo, quindi se non cerchiamo di alleggerirla e così via. A volte trovo anche dei muri, perché ci sono delle persone che non capiscono la satira. Per esempio, quelli che ti dicono, come fai a scherzare sul Covid o sulla guerra, sulla benzina, c'è gente che muore. La satira è questa, cioè nel senso non è che se la gente muore di Covid è per colpa mia che faccio uno sketch sul Covid. Io cerco semplicemente di alleggerire una situazione, non è che io creo la causa per cui le persone muoiono. La satira è questa, se no non si potrebbe parlare di nulla, non si potrebbe parlare neanche, non si potrebbe neanche prendere in giro le donne, dato che molte donne hanno fatto delle battaglie per portare la parità dei sessi nella vita, non si potrebbe scherzare su nulla, no? Quindi secondo me banalizzare il tutto dicendo non si può scherzare su questa cosa perché c'è gente che soffre, secondo me è una cazzata. Anzi, il comico ha l'obiettivo di alleggerire una realtà difficile. Io faccio questo, però non è che c'è comicità di serie A e comicità di serie B. C'è chi si diverte, tanto che il barzellettiere non c'ha l'obiettivo di dare un contenuto. La barzelletta è la barzelletta, cioè vuole soltanto far ridere. Secondo me non c'è comicità di serie A, di serie B, c'è la comicità, punto e basta, ci sono varie comicità. È come dire, vai al ristorante, c'è una sera che mi va di mangiare la carbonara, ma c'è una sera che mi va di mangiare
non lo so, le ostriche, però non è che c'è cibo di serie A, cibo di serie B, ci sono dei momenti, delle situazioni diverse. Credo che sia questo la sintesi. Un certo Gino Bramieri disse: come fai a far ridere la gente? Beh, non è dipende da me, dipende dalla capacità della gente di far ridere. Cioè, io posso raccontare, ma se c'è gente che è capace di accogliere e saper ridere, va bene. Assolutamente, assolutamente. Ma infatti molto spesso, no? Soprattutto chi fa questo lavoro, soprattutto nel contesto live, no? Dal vivo, lo spettacolo dal vivo, questa è una regola fondamentale, cioè il pubblico, soprattutto per chi fa questo mestiere, non è mai lo stesso, cioè uno stesso spettacolo portato in un contesto può funzionare in maniera esponenziale, poi lo stesso spettacolo fatto nella stessa maniera, anzi forse fatto anche meglio, può far ridere poco, perché il contesto in cui lo si sta portando è differente, quindi ci deve essere anche la persona che è pronta ad accogliere la comicità. Quante volte, no? Poi sono stati in alcuni posti, poi sai, essere brignano tra virgolette non è stato facile, perché se l'è meritata la carriera che ha fatto, però attualmente brignano chiaramente non fa mai contesti difficili di spettacolo, cioè va a teatro, la gente paga un biglietto per vedere lui e si troverà più o meno quasi sempre una situazione abbastanza omogenea rispetto al comico che va nella pizzeria e quindi deve inserirsi, no? Perché il comico è anche questo, cioè la gavetta non è che si arriva e si va in teatro, no? La gavetta è fare spettacoli in contesti molto difficili, quindi sei tu comico che non sei conosciuto, che ti devi relazionare in una realtà che non è fatta per lo spettacolo e quindi devi essere bravo, ecco. E quindi ancora, come dice il grande maestro Bramieri, insomma, deve esserci un pubblico predisposto in quel momento. E invece salire sul palco quando davanti c'è la gente che ti ha... Inizialmente sei in silenzio, però senti prima quel brusio, poi cominci a sentire ridere, c'è gente che piange dal ridere, che sensazione provi in quel caso? Guarda, a me carica tantissimo, nel senso che il pubblico che ride, che si diverte, è quello che mi appaga principalmente, è quello che ti dà proprio la misura che quello che stai facendo è la cosa giusta per te. Sentire le persone che ridono, ecco, magari a fine spettacolo ti ringraziano, grazie, mi ha fatto passare una serata particolare in questo momento che ho tanti pensieri, perché poi attualmente soprattutto... non è facile trovare chi non ha pensieri, ecco, è quello che ti appaga di più. La risata è sicuramente l'indice che sta andando tutto abbastanza bene. Sì, sicuramente è la cosa che mi carica di più. Fine spettacolo, è così. Allora, abbiamo ascoltato alcuni musicisti, tra cui i chitarristi, e qualcuno gli è uscita la battuta dicendo: sai, quando io vado in giro, a volte mi dice, che lavoro fai? E risponde, suono la chitarra. E sì, ok, che lavoro fai? In questo caso a te, ti ripongo dicendo, io faccio comico. Come Gino Bramieri diceva, il comico o è un scemo di paese, oppure deve far ridere, quindi... Dice, ma mi racconti una barzelletta? Ma io ci lavoro, cioè, è come il ginecologo, dice, guarda, al dottore, lei fa il dottore, scusi, io avrei un dolore, guardi, sono ginecologo. A te ti l'hanno fatto questa domanda pure? Sì, tantissime volte, no? A me farebbe... guarda, quelle volte che me lo fanno, magari è successo in contesti completamente differenti e... È come se, che ne so, che lavoro fa il barista, uno per strada lo incontri, senti, mi fai un caffè, non è che può farti il caffè in un contesto completamente, no, scollegato dal suo habitat di lavoro. Il comico, poi c'è il comico, no? come dicevamo prima, no? C'è il comico che punta il suo repertorio sul fatto che è proprio buffo fisicamente, quindi ha più facilità nel far ridere le persone in maniera così spontanea, ma c'è anche il comico, magari come me, non che non sia buffo, perché comunque madre natura non è che mi ha dato questa gran bellezza, però comunque cerca di creare il suo repertorio su un monologo, quindi non è che a me, io non sono neanche un barzellettiere, per esempio, cioè io ne conosco tre di barzellette, perché non me le ricordo proprio, quindi per me è proprio impossibile che uno mi ferma per strada e mi dice, oh, mi fai ridere? Cioè, dovrei farti un monologo, non è che funziona così, c'è il contesto e quindi... così, uno gli risponde, che fai tu?
il barista mi fa un caffè, stiamo per strada, ecco, bravo, è la stessa cosa. Il senso è questo. E a questo punto, se ti dovessi porre una domanda, da Gioffrida a Cliletto Facile e viceversa, che domanda ti porresti? Allora, che domanda di mi porrei? Guarda, io in realtà, se parliamo dell'aspetto, no, della satira, la cosa che un po' mi spaventa sempre quando faccio dei video, più che mi spaventa, la mia preoccupazione, e io cerco sempre di non essere il comico che si schiera su una situazione, cerco di essere sempre più neutrale possibile. Infatti molto spesso quando faccio la satira io, quindi faccio anche molta satira politica, il complimento uno dei più grandi che mi hanno fatto è: guarda, io però non capisco tu che cosa politicamente, che cosa voti, chi sei. Ecco, questo secondo me è il complimento più grande. Cerco sempre di essere neutrale, perché secondo me la satira ha un grosso pericolo, che se uno fa una satira in un'unica direzione, poi si trasforma da satira a politica. E secondo me chi fa satira dovrebbe essere cercare di essere più neutrale possibile. Poi è chiaro che uno ha delle preferenze, può esternarle di più o no, no, come ideologia. Quindi la domanda che farei a Grilletto Facile è: tu sei realmente così in grado di fare la satira? Secondo me la satira fatta bene deve essere a 360 gradi. E Grilletto Facile risponderebbe: spero da sì, mannaggia le beccetti, come direbbe il bersagliolo egiziano. Ecco, questo è quello che risponderebbe lui. Spero. Quando manca veramente fare un giro, un tour al teatro completo, perché senza mascherina, senza... quanto manca in realtà? Guarda, io a gennaio avevo tipo un bel po' di date in parecchi teatri romani, abbastanza importanti, poi mi sono beccato il Covid, ho dovuto annullare tutto. Non lo so. Non sono molto ottimista sul futuro. Cioè, io sono convinto che la vita come prima non tornerà mai più, ma non proprio per il Covid, è proprio per tutto. Purtroppo anche questa guerra sta influendo molto, nel senso che non ci sarà, non so se sarà un bene, forse sarà pure meglio, perché magari questa guerra annullerà completamente la globalizzazione come l'abbiamo pensata noi, quindi le persone avranno, non lo so, vivremo forse in maniera diversa. Io penso che la comicità, l'arte è fondamentale, perché però le persone hanno diritto e voglia di vedere di vivere l'arte, esternare un punto di vista, perché poi l'arte non è altro che esternare un modo di essere, un pensiero. Se ci viene annullata questo aspetto qui, l'aspetto artistico, non è più vita, cioè diventiamo dei robot. Quindi secondo me spero che non morirà mai, cioè l'arte, cioè l'arte intendo teatri, live, intendo dipinto, qualsiasi cosa che sia una forma artistica. Purtroppo in questi 2 anni c'è stato poco, perché anche io da spettatore non è che ho grande piacere andare a teatro e mettermi la mascherina e fare 1000 controlli e fare una serie di cose, e chiaramente sei limitato, no? Allora dice: sai che c'è, sto a casa e almeno sto tranquillo senza stare con la mascherina 2 ore e queste cose. Non lo so come andrà a finire, non lo so, non sono molto ottimista, però lo so che magari mettere negatività a fine puntata non è il massimo, però mi hai fatto una domanda, non riesco a non essere sincero, non credo che torneremo più alla vita come prima, in generale. Magari sarà pure meglio, chi lo sa, vivendo si vedrà. Esatto. Allora, innanzitutto, ragazzi miei, lo faccio un po' la pizzaiola egiziano. Bella fratella Sergio Giunfridi, che l'ho letto facile, guardare la trasmissione, questo bel ragazzo che sembra un quindicenne e un uomo adulto e maturo. Ragazzi, seguite la mia pagina, che l'ho letto facile, vi voglio bene e dai, mannaggia le becetti, come direbbe il pizzaiolo. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Kamel, passami i braccioli, mannaggia le bacchetti! Pronto, amore? Oggi è un giorno speciale!
Certo che ti porto a pranzo fuori, però ti ho fatto anche un super regalo. No, ma quale gioiello, amore? Di più, di più! Ma quale Rolex? Di più! Amore, ti ho fatto una tonica di benzina, amore! Ma che stai scherzando? Questa già se la vendi oggi? Te lo compri il Rolex. Se te la vendi tra un mese, amore, andiamo direttamente alle Maldive, tutte e due. Se, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sono appena fatto una sniffata dai 50 euro.